Santa Margherita di Antiochia, martire del cristianesimo, è molto venerata in numerose parti del mondo ed è considerata la protettrice delle partorienti. Questo particolare è legato alla storia secondo la quale Margherita, mentre si trovava in carcere per la sua fede, ricevette la visita del diavolo sotto forma di drago che la inghiottì e lei si salvò squarciando il ventre della bestia con la croce di Cristo. In provincia di Imperia, Santa Margherita è patrona di Ponte d'Assio, Poggio e di Anarentino. Il Ponte d'Assio, capoluogo della Valle Impera, ha voluto festeggiarla come ogni anno in modo solenne. Nella chiesa parrocchiale di Ponte d'Assio, dedicata alla Santa di Antiochia, è stata celebrata la messa solenne dal vescovo della diocesi di Albenga Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti. La funzione liturgica è stata concelebrata dal parroco del paese Don Matteo Boschetti, coadiuvato dal diacono Alex Dell'Erba. Presenti alla messa le autorità civili, regionali e comunali e le autorità militari, con numerosi fedeli non solo di Ponte d'Assio, ma provenienti anche dai paesi limitrofi. Hanno preso parte alla funzione anche la confraternita parrocchiale e le associazioni del territorio, con i componenti della Protezione Civile e della Croce Rossa. La celebrazione della messa è stata animata dalla corale parrocchiale diretta da Giampaolo Nichele con l'organo Cristian Mauriglio. Ad accompagnare i canti anche altri strumenti musicali, quali la tromba e il violino, suonati dai giovani ragazzi della scuola musicale genovese. Gloria, gloria, gloria.
Terminata la funzione in chiesa, una partecipata processione si è snodata per le vie di Ponte d'Assio con la partecipazione della banda musicale e con la statua della patrona Santa Margherita. Al termine delle celebrazioni, la Proloco ha organizzato la festa in piazza con musica e cena per tutti i presenti. Il parroco Don Matteo Boschetti ha rivolto un sentito ringraziamento al comandante e ai militari dell'Arma dei Carabinieri di Imperia, presenti alla celebrazione liturgica e alla processione per il servizio di rappresentanza e per il servizio di ordine pubblico che hanno svolto.